Telespettatori di Tele 4, buongiorno, bentrovati a Sveglia Trieste. Saremo rapidi in questi 14 minuti che ci separano dalle 8, orario in cui saremo in collegamento con Skype attraverso Skype con il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Menis. Allora io vi leggo la pagina meteo di questo mercoledì 1 aprile. Nei prossimi giorni sulla regione affluiranno in quota correnti settentrionali secche e stabili, mentre nei bassi strati la massa d'aria abbastanza fredda presente andrà lentamente riscaldandosi. Cielo per oggi in prevalenza sereno, poco nuvoloso al pomeriggio sulle zone interne, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata al mattino, poi in calo, probabili girate notturne anche in pianura, oltre che sulla zona montana. Le temperature infatti registrano minime fra i 0 e i 5 gradi, le massime previste 10-12 gradi centigradi. Leggiamo assieme i principali quotidiani, partiamo con il piccolo, ecco i titoli di oggi. A Trieste rubano le mascherine, pensionati no alle file in banca, oggi gli accrediti sul conto corrente, in città timori di assembramenti per prelevare i contanti, l'appello pagate col bancomat, la piaga dei furti delle cassette della posta complica la distribuzione delle mascherine, beni di prima necessità, faro sui prezzi delle stesse mascherine. Poi in Europa, Orbán rispetti i valori dell'Unione Europea, la presidente von der Leyen, seguiremo da vicino l'Ungheria, poi anche Mediugorje senza pellegrini, positivi due monaci e tre suore. Torniamo alle altre notizie locali, passeggiata o corsa sotto casa si può ovunque tranne in regione, no alle camminate genitore figlio, la circolare diramata dal Viminale al momento non riguarda il Friuli Venezia Giulia. Le bandiere, e c'è la foto al centro pagina del piccolo, bandiere a lutto per le vittime, in Friuli Venezia Giulia nuovi decessi rispetto alla comunicazione del giorno precedente, con i dati che poi leggeremo nuovamente. Lo spauracchio dei default dello Stato, il commento di Alessandro Volpi, poi Confindustria indica la strada per la rinascita, l'analisi sull'economia industriale. La strage silenziosa nelle case di riposo in Italia, 3.000 morti, il dato preoccupante per le case di riposo. Poi la storia cittadina, piazza della Borsa, la Meridiana compie due secoli e viene raccontata oggi all'interno del piccolo. Questa, come abbiamo visto, è la prima pagina. Andiamo poi al Messaggero Veneto, ecco qua il quotidiano che titola dilemma passeggiate, il Viminale dice sì alle uscite genitori figli ma in regione è vietato, e Fedriga si legge si adeguerà, vedremo poi le mosse della regione, al momento però ribadiamo che la passeggiata genitore figlio non è consentita in Friuli Venezia Giulia. L'agricoltura senza stagionali da fuori non arriveranno, e poi il reddito di emergenza per soccorrere i precari. La foto del Messaggero Veneto, dai tamponi alle tute arrivano i rinforzi, centinaia di migliaia di mascherine, 3.000 tamponi ma anche 208 caschi per la ventilazione, 1.800 tute usa e getta, e il materiale che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha destinato al Friuli Venezia Giulia. Altri titoli, dall'industria ai servizi, ecco chi potrebbe ripartire prima, l'ipotesi delle riaperture, poi le categorie, ingegneri e architetti, misure efficaci per la ripresa. La sanità, ora l'obiettivo è di approntare 100 posti nelle terapie intensive. E ancora a Udine c'è chi ruba le mascherine dalle cassette della posta, e quindi non siamo molto distanti, anzi per niente, da quello che è accaduto a Trieste nei giorni scorsi. A Prepoto addio l'ex sacrestano nel santuario di Castelmonte, e poi la scomparsa di Santo Rossi, una gloria del basket ucciso dal virus a Pesaro. È una guerra? No, è una tempesta, scrive Enrico Galliano nel suo articolo di commento per il Messaggero Veneto. Sempre rapidamente anche con il Corriere della Sera, virus, ora siamo al picco, l'Istituto Superiore di Sanità verso la discesa, Cartabia della consulta positiva al test, il Viminale consentite la corsa vicino a casa e le passeggiate con i figli, no di Lombardia e Campania, scelta devastante. Qui la foto dell'ospedale da campo a Central Park, l'Italia ha raggiunto il picco dei contagi, in Lombardia arriva un'app per mappare le persone, intanto nella foto che vediamo gli Stati Uniti rispondono all'emergenza con un ospedale da campo in Central Park a New York. Altri titoli, sacrifici da non sprecare, scrive Maurizio Ferrara, la scatola nera del dopo, scrive Paolo Giordano.
E poi i malati gravi, come un'onda che sommerge a Bergamo la rianimazione, una delle zone più difficili in questo momento in Italia per il coronavirus. La casa di riposo e quei 62 morti, nessun aiuto. Il caso Mediglia, abbiamo visto come quello delle case di riposo sia un problema nazionale. Confindustria, il PIL calerà del 6%, piano di piccole e medie imprese, la ripartenza e le aziende che pagheranno gli esami dei lavoratori. Il valore del tempo, l'economia è infrenata, scrive Daniele Manca. Ancora, non siamo fuori. Adesso il Sud rimane a rischio. Intervista con Borrelli. Sud Italia è a rischio, dice Angelo Borrelli della Protezione Civile. Alla fine di tutto sarà difficile ripercorrere quel metro che oggi ci separa. Poi l'immunologo Mantovani, il responsabile, che annuncia cure miracolose. Basta annunci di cure mirabolanti, dice Alberto Mantovani dell'Humanitas, senza rigore scientifico vengono traditi i malati. Chiudiamo con Homo homini virus, che scrive Massimo Gramellini nella sua rubrica Il caffè. Poi anziani fragili quando si sceglie di non salvare nella storia, ma anche oggi, per quanto viviamo nei giorni contemporanei col coronavirus, ma anche come si è vissuto in passato con la scelta di salvare qualcuno piuttosto che qualcun altro. Andiamo alla Repubblica, la beffa delle mascherine, partita IVA, corsa sul sito INPS ai 600 euro, tridico, il tempo delle domande non scade. Sui contagi prosegue il calo, positiva la presidente della Consulta, ancora sì a passeggiate, genitori e figli, insorgono Lombardia e Campania. Aggiungiamo Friuli Venezia Giulia, non si adegua alle direttive del Viminale, bensì rende prioritaria l'ordinanza che indica che la passeggiata non è consentita, la burocrazia frena le aziende che producono protezioni per il viso e questa è una buona notizia. Poi vediamo i volti, quei selfie dall'isolamento, ecco il diario di noi stessi, ci sono Valentino Rossi, Angelo Gaia, Maurizio Cattelan e Milly Moratti, il progetto di Liviero Toscani per raccogliere le immagini che documentano da casa un'esperienza storica. Ancora l'editoriale, l'abuso dell'emergenza, scrive Ezio Mauro. Qui altri titoli, decidiamo oggi che paese saremo, scrive Roberto Mani. E poi fondi europei da 100 miliardi per i disoccupati, il progetto dell'Unione Europea, la scuola, quest'anno nessun bocciato, leggiamo, c'è un'accelerazione del Ministero dell'Istruzione, attraverso la scrittura di un primo decreto, gli organi tecnici stanno dando forma a sostanza legislativa alle idee della ministra Azzolina sulla chiusura dell'anno scolastico, in particolare dei due esami di Stato, maturità e terza media, sono la prima urgenza. Vedremo dunque in queste ore cosa si deciderà. Questa, come detto, la prima pagina della Repubblica. Abbiamo visto, penso, più o meno tutti i titoli principali dei quotidiani che abbiamo a disposizione. Adesso andiamo all'interno anche del piccolo e vediamo rapidamente le prime pagine. In questo caso calano i malati ricoverati in ospedale, 115 contagi in casa di riposo a Trieste, registrati 9 decessi in più, i guariti sono a quota 320, prime assunzioni tra i sanitari, ma il fabbisogno è ben superiore. E i numeri del coronavirus in regione parlano di 1593 casi positivi in Friuli Venezia Giulia, con 545 a Trieste, 536 a Udine, 405 a Pordenone, 98 a Gorizia. Sono 9 residenti di fuori regione che rientrano in questo computo. Sono 116 decessi, di cui 60 a Trieste, 38 a Udine, 16 a Pordenone, 2 a Gorizia. 885 le persone in isolamento domiciliare, che è il numero maggiore. È il dato maggiore fra le persone che sono a casa con sintomi lievi o nulli, ma positivi al test del coronavirus e quindi che rientrano in questi 1593, 215 ricoverati, di cui 60 in terapia intensiva, poi 208 guariti clinicamente, 112 guariti negativi al tampone. C'è la differenza fra chi è guarito ed è negativo al tampone, quindi è uscito dallo stato di malattia e quindi è guarito davvero del tutto, e poi chi invece è guarito clinicamente, quindi non ha più sintomi e sta bene, ma rimane positivo al test del coronavirus e quindi è in attesa fondamentalmente di smaltire tutto e di essere guarito al 100% anche con la negatività al tampone stesso. Su 30 euro lordi all'ora, 11 vanno all'infermiere a chiamate, il resto è per le agenzie interinali, si legge anche dall'articolo di oggi che riprende
anche il discorso economico per la sanità, poi altre 250.000 mascherine per gli operatori in prima linea, è arrivato dalla Cina un nuovo contingente di dispositivi di protezione individuale procurato autonomamente dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Da Roma sono arrivati finora 1 milione di mezzi tra guanti, tamponi e altri materiali. Questo è sicuramente positivo. Il porto posticipa per le aziende il pagamento delle concessioni. L'Authority Triestina pronta a seguire l'esempio di Venezia e Brindisi. Ci sarà tempo fino a settembre. Poi l'appello del garante a ridurre anche in Friuli Venezia Giulia il numero dei detenuti. Poi i buoni spesa in Venezia Giulia, più di 10.000 persone in attesa. Approvato ieri dalla Regione il decreto che destina ai comuni un totale di 6,6 milioni. Ora tocca ai rispettivi servizi sociali trovare la quadra per beneficiari e cifre. Rifiuti, nuova ordinanza, aumenta la frequenza di raccolta, contenitori e sacchi più capienti anche per far fronte alle situazioni ecologiche in città. Mascherine rubate dalle cassette postali, l'ira del municipio, sciacalli e stupidi. Segnalati numerosi furti nei condomini già interessati dalla distribuzione, la procura vigila sui prezzi dei beni primari. Misure antiepidemia, sanzionate 28 persone per quanto concerne i controlli che proseguono. E ancora prende forma a Catinara la terapia intensiva dentro la torre medica, l'allestimento al 12° piano. Bandiera a lutto per i morti, le abbiamo viste ieri. In tutti i palazzi del centro città, in particolare di Piazza Unità, quelli delle istituzioni, la prefettura, la regione, il municipio, poi visto che a chiudere diciamo, il perimetro c'è anche il Palazzo delle Generali che si è adeguato alla scelta della bandiera mezz'asta. E poi gli ostacoli fisici non ci fermano, tirocini e lauree vanno avanti. La testimonianza del direttore del Dipartimento di Medicina, De Manzini. Sì, alla passeggiata con i bimbi, ma non qui, malgrado la circolare del Viminale, il divieto in regione resta valido. Fedriga però apre, valuteremo con gli esperti. Quindi fino a nuovo ordine la passeggiata con i bimbi, ma comunque l'uscita da casa per la passeggiata o comunque il jogging o l'attività fisica o la boccata d'aria, per come ne intendiamo noi, al momento in Friuli Venezia Giulia non è consentita. Chiariamo perché poi le domande sono numerose su questo argomento. Certificazione necessaria per le uscite indifferibili, la quarta versione, che è quella che abbiamo ormai conosciuto in questi ultimi giorni, che anche oggi è riportata all'interno del quotidiano, possibile stamparla e portarla con sé, a credito o ritagliarla, volevo dire, a credito delle pensioni in banca, no alle file davanti agli sportelli, l'appello di Fisac CGIL. Evitare assembramenti anche ai bancomat in filiale si entra soltanto su appuntamento. Poi Credit Agricole Italia a sostegno della Croce Rossa Italiana e da Generali 14 milioni per nuove mascherine a fianco della Protezione Civile Nazionale. Anche questo sicuramente un gesto positivo. Industrie di Monfalcone in pressing, Fincantieri pronta a riaprire già lunedì. Mangiarotti e Cimolai chiedono di tornare a lavoro domani, a Panzano nuovi percorsi e ingressi scaglionati degli operai sull'emergenza coronavirus, anche l'attività di cantiere deve ripartire o comunque è prossima a ripartire. Mascherine imbustate sui banchi dell'aula, l'anagrafe stampa, le etichette dei recapiti, parte da stamattina la consegna a domicilio delle prime protezioni riservate agli over 75, siamo a Monfalcone in questo caso. Il comune ha aggiunto altri 3.750 dispositivi a quelli regionali, li distribuisce Eureka. Credo che con questa notizia possiamo fermarci per la pubblicità. Ci ritroviamo tra pochissimo con le telefonate, le mail e in compagnia del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Paolo Menis, in videoconferenza. Tra poco. Ben ritrovati dunque con Sveglia Trieste, 8 e 4 minuti circa. Siamo in compagnia, come abbiamo annunciato prima della pubblicità, del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Menis in videoconferenza. Buongiorno Menis, ben trovato. Allora, ecco, purtroppo come immaginavo abbiamo un attimo di problema di audio, vediamo se va tutto bene. Ah, Ecco qua, no, ci siamo. Di nuovo sì, buongiorno buongiorno.
Buongiorno a tutti. Perfetto, la sentiamo forte e chiaro adesso. Allora, io comincio, ovviamente avremo molte telefonate, avremo molte mail che ci arrivano, cerchiamo di rispondere un po' a tutti. Colgo proprio una degli interventi via mail che ho visto durante la pubblicità che parlava dei posteggi blu a pagamento. Allora, mi do un attimo per rivederla. E scrive: mi chiedo a cuore aperto, non si potrebbe fare in modo che sulle strisce blu parcheggino gratis solo chi si sposta ogni giorno per lavoro e magari esibendo sul parabrezza un qualche tipo di dichiarazione di lavoro? È impossibile trovare un parcheggio in centro città dove uno lavora, magari anche lontano, e si deve fare la strada a piedi o in bus. Questa è una richiesta che fa un po' il paio con quella che era stata fatta per gli operatori sanitari, la stessa maniera. Menis. Sì, beh, diciamo che il buon senso vorrebbe che i parcheggi blu fossero riservati per chi ha proprio l'esigenza di spostarsi, di arrivare sul posto di lavoro, per chi può lavorare ancora dal proprio ufficio, dalla propria sede. È chiaro che poi va anche riconosciuto che questo tipo di controllo diventerebbe sommato agli altri che sono già in atto. Abbastanza complesso da attuare. Diciamo che lo sforzo del Comune di Trieste è apprezzabile, è stato quello appunto di rendere gratuiti in questa situazione di emergenza i parcheggi. Poi credo che come per ogni altro comportamento che in questo periodo teniamo, ci vuole il buon senso, pensare anche agli altri, pensare che i parcheggi blu, quelli che sono parcheggi blu che in questo periodo non si pagano, di lasciarli anche per chi effettivamente ha l'esigenza di arrivare sul posto di lavoro, anche perché il trasporto pubblico, come sappiamo, è stato ridotto e quindi molti hanno l'esigenza anche di spostarsi più velocemente con il proprio mezzo privato. Allora, dovremmo avere una telefonata, vediamo se è proprio così, cerchiamo. Ecco qua, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, prego. Grazie per il vostro servizio, Grazie a molto lei. utile e importante. Volevo sapere, per piacere, se l'azienda trasporti ha predisposto qualche prolungamento per i biglietti, visto che si dice che si gli orari, prolungamento del biglietto orario oppure del tornamento in marzo vale in aprile. Grazie. Mi scusi, sei ancora in linea, poco ho capito un circa. Un prolungamento del biglietto orario e poi? Noi abbiamo gli orari Sì, ci sono gli festivi. orari festivi, ma col biglietto feriale. Ah, col diritto feriale. Da quello Grazie, che so, buon sì. lavoro. Grazie, buona giornata. Menis, non so se ha sentito, posso provare a Sì, fare un po'. ho Ok. percepito la domanda, non ho capito bene se chiedeva la signora la possibilità di usare il biglietto orario, se non ho capito male, cioè l'estensione del biglietto. Sì, esatto, sì, perché praticamente la Trieste Trasporti, anche per far fronte a questa emergenza e al calo, diciamo, drastico di passeggeri a bordo, ha anche ridimensionato gli orari inserendo quelli Certo. festivi anziché quelli feriali per minor passaggio e quindi a causa del minor utilizzo dell'autobus. Si chiedeva alla signora se il biglietto che nei giorni feriali vale 60 minuti può valere come festivo in virtù degli orari modificati. Ma io credo di sì, bisognerebbe chiedere conferma a Trieste Trasporti o controllare sul sito. Ecco, non so in prima battuta se questo è possibile, ma credo per ragionamento che ha fatto la signora, credo di sì. Comunque una verifica con Trieste Trasporti può essere fatta. Noi su questo abbiamo chiesto proprio ieri con una nota, perché come hai detto tu, Bernardo, è corretto, è giusto aver ridotto il servizio pubblico e servizio di trasporto pubblico, perché ovviamente c'è meno utenza che circola, però dobbiamo ricordarci che ci sono soprattutto operatori sanitari, quelli che lavorano anche in particolar modo nelle case di riposo, ma anche chi lavora in ospedale, che lavora su turni. E quindi la riduzione, sono state tolte parecchie corse anche in orario serale, e questo ha comportato un disservizio notevole per le persone che lavorano in ambito sanitario, che lavorano nelle case di riposo. Io personalmente ho saputo che addirittura alcune case di riposo hanno dovuto modificare gli orari dei turni, anticipare il turno di notte, perché appunto è venuto meno il servizio notturno di Trieste Trasporti. Ecco, su questo invito, abbiamo mandato una nota proprio ieri, a rivedere alcune corse, soprattutto in ambito, dicevo prima, serale, perché è un servizio fondamentale. Ci sono molte persone che purtroppo
andare a lavoro possono usare solamente l'autobus e quindi magari rivedere un incontro fra Trieste Trasporti e l'azienda sanitaria o comunque una rappresentanza delle case di riposo su questo andrebbe fatto, ecco. Assolutamente. Allora, sentiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno, pronto? Sì, buongiorno, prego. Sono in linea? Sì, in linea. Ah, allora sono Pino. Vorrei Buongiorno. solo sapere una informazione. Quando verranno consegnate le mascherine qua in via di Vittorio e la parallela di via Flavia? Sì, ok. Guardi, adesso le rispondo perché sappiamo che la Protezione Civile è partita con gli alpini e con i volontari dei pompieri per disposizione del Comune, è partita con la distribuzione delle mascherine a San Giacomo e a Valmaura. Attenzione, non le circoscrizioni, bensì i quartieri. È chiaro che però dopo anche aver appreso dei furti in via Molino Avento, le zone esatte non sono state più comunicate giustamente perché sennò chi dopo sapeva dove venissero collocate le mascherine, si piazzava là e le andava a rubare. Quindi non sappiamo esattamente via per via, civico per civico, però sappiamo che questi due rioni sono i primi e Sì, quindi via Flavia, praticamente siamo vicino Valmaura. non so dirle il giorno e l'ora esatta, però sicuramente in questi giorni, se non sarà. Almeno si suoneranno il campanello, così sappiamo che sono qua sotto, se no ce ne rubino. Sì, cioè, suoneranno. Menis, se vuole integrare perché Sì, beh, ho letto, ho sentito anch'io di questi furti, quindi credo che forse va ritarato un po' il Grazie servizio intanto, signore, sì. di. Ringrazio tanto e buona Grazie, buona giornata. giornata. Menis, prego. Buongiorno. Sì, va ritarato sicuramente il servizio di distribuzione delle mascherine, forse probabilmente il fatto di metterle nella cassetta della posta degli abitanti, forse non è, in alcuni casi non è sicuro. Sicuramente alcuni condomini hanno delle cassette della posta che sono facilmente apribili e quindi forse va rivisto un po' la distribuzione. È certo che questo è il modo più rapido per distribuirle, credo che la Protezione Civile adesso prenderà le precauzioni per farle arrivare correttamente a chi ne ha diritto. È chiaro che dobbiamo stare, come dire, non avere troppe aspettative sui tempi della distribuzione, anche perché le quantità, per ora non sono sufficienti per tutti, dobbiamo avere un po' di pazienza, come dobbiamo avere pazienza per tutte le altre misure. Per questo periodo in cui siamo ovviamente, vediamo limitati alcuni nostri diritti. Mi auguro che tutti abbiano la pazienza ancora per qualche settimana e che, come dire, si rispettino, avanti le indicazioni che ci arrivano dal governo e dalla regione Friuli Venezia Giulia. Menis, le chiedo un'opinione, poi andiamo alla prossima telefonata. Il discorso passeggiate, il Viminale ha detto di sì, e invece Friuli Venezia Giulia si rispetta l'ordinanza. Lei cosa ne pensa? Ma ne stavo ragionando con alcune persone ieri e ci pensavo anche questa mattina. Non sono decisioni semplici da prendere perché io non vorrei ritrovarmi ovviamente in coloro che sia il governo che in regione devono prendere in poco tempo delle decisioni come questo. Come questa. È chiaro che soprattutto per i bambini, restare molto tempo a casa senza, in molti casi senza possibilità di uscire, perché ricordiamo che il divieto è quello di non poter fare attività motoria in regione, intendo, non fare attività motoria in luoghi aperti al pubblico. Quindi in molti casi in quei condomini non hanno degli spazi interni o non hanno un tetto dove poter prendere aria o non ci sono terrazzi, la situazione è molto complessa perché poi lì subentra, io non sono un medico, ma ovviamente subentrano aspetti psicologici molto, molto importanti. Però io direi che in questo momento dobbiamo fidarci, delle istituzioni, quindi se il presidente Fedriga in questo momento dice che non è ancora il caso di uscire, facciamo uno sforzo. Forte, io capisco chi ha i genitori si trovano per esempio con due bambini a casa e che vedono per esempio il vicino che ha il cagnolino che può
può uscire, fare la passeggiata e loro devono stare in casa oppure devono uscire per fare la spesa, ma non possono portarsi un figlio con sé. Ci sono opinioni diverse, ci sono i medici che dicono che effettivamente è necessario stare il più tempo possibile a casa. Però sì, bisogna tenere anche in considerazione le opinioni degli psicologi perché soprattutto per un bambino non uscire è molto impegnativo ecco, rispettare questa Assolutamente. cosa. Sentiamo ancora una telefonata, 8 e 14 minuti, buongiorno. Pronto? Buongiorno, Bruno qua. Buongiorno Bruno. Buongiorno, buongiorno, volevo dire che al rappresentante dei 5 Stelle, no? Sì. Ecco, questo, il morbo infuria e il pan ci manca. Quindi adesso il morbo, il virus, che ancora di manifestare il suo picco, no? Quindi qua a Trieste siamo la gente più contaminata del Friuli Venezia Giulia. Quindi il morbo in queste condizioni ha di dimostrare ancora tutta la sua aggressività. Dicevo così, siamo ancora nel mezzo, no? No, ecco. Dopo se il pan ci manca, ecco, a lei volevo dire che il pan ci manca in Europa, adesso noi vuol fare l'Eurobond. Qua eminenti economisti che hanno detto facciamo emissioni di titoli di Stato italiano, quindi che lo Stato italiano emetti dei prestiti con che i cittadini italiani finanzi con i propri risparmi, quindi siamo donate le fedi come era nel 40, donate le fedi al regime perché siamo in guerra, eccetera. Quindi si verifica quel che diceva Salvini, noi ce ne freghiamo dell'Europa perché l'Italia ha dei fondamentali buoni, che abbiamo l'oro della Banca di Roma, dopo che abbiamo i risparmi. Quindi adesso invita i cittadini che hanno risparmi di fargli un prestito, visto che l'Europa non dà il prestito all'Italia e che dopo sarà restituito quando che sarà, eccetera. Quindi tocchiamo i risparmi. Adesso veniamo qua, per quel che riguarda Trieste, Patuanelli ha detto siamo seduti su una miniera d'oro. Quindi adesso qua per il territorio libero di Trieste si prospetta di pagare un debito pubblico che tra l'altro noi in Costituzione italiana, secondo un allegato dello Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste, noi non dovremmo pagare il debito pubblico, non dovremmo pagare le accise sulla benzina, abbiamo diritto alle pensioni detassate e le questioni del porto, i soldi del porto devi essere qua. Quindi questa è la situazione, il commissario del governo dovesse sbloccarne a noi non avremo bisogno dei decreti dell'Italia, perché i nostri decreti si dà in Costituzione italiana fermi da 70 anni. Adesso qua gli imprenditori triestini, no? Dovessi domandare, non dovevo pagare l'IVA, non dovevo pagare tutte le tasse che sono imposte dall'Italia. Quindi questo non è di essere italiano o non italiano. Qua si verifica che noi siamo becchi e bastonai, che paghiamo un debito dove perché in Costituzione italiana non dovevamo pagare. Quindi questo è il discorso. E i Va bene. portuali che ha chiesto la detassazione dello stipendio per quel che riguarda l'allegato ottavo. Mi pare che Patuanelli aveva detto che vabbè, come allora i portuali ha questo beneficio? Si tratta di parlare di questo, dopo le passeggiate le faremo, no? Ma mi penso che non avremo tempo di fare passeggiate né economico né questo. Si tratta di parlare in concreto, adesso senza mascherine, che sono importanti la situazione economica per quel che riguarda il territorio libero di Trieste, che Ok. è distinto dall'Italia, che non c'entra niente con la regione. Parliamo di D'accordo. questo, che Va siamo col bene. ladrillo per terra e se mangeremo un con l'altro. Ok, No. no,
A me piace mangiare altro in realtà, però non so cosa le preferenze culinarie di Menis. Al di là di quello, come al solito, un bottino di argomenti dall'Europa ai risparmi, al debito pubblico, al territorio libero di Trieste, alle accise, all'IVA, al pagamento di quanto Trieste dovrebbe secondo il trattato di pace, rispetto poi anche alla nomina del prefetto, insomma, Sì, molti un calderone argomenti. di consueti argomenti che Bruno ci sottopone. Menis, prego. Ma a me è piaciuto l'inizio del ragionamento che ha fatto Bruno. In questo momento direi, non perché non voglio rispondere, ma credo che sia un po', fuori contesto rispondere sulle questioni locali, perché se in questo momento ci mettiamo a reclamare diritti di non pagamento delle accise, di non pagamento del debito pubblico, di non pagamento dell'IVA, vorrei vedere poi effettivamente cosa l'Italia no, ci taglia sul nostro territorio. Faccio solo un esempio, quello delle pensioni. Quindi se noi dobbiamo fare in questo momento un ragionamento su Trieste, sull'economia di Trieste, sul Porto Franco, sugli strumenti che abbiamo a disposizione, ecco, in questo momento si è aperta una parentesi che non ci consente, sinceramente, lo dico con tutta onestà, non ci consente di andare alla carica per chiedere giustamente i nostri diritti come triestini, come un punto franco internazionale. Sono temi sui quali abbiamo lavorato in questi anni, non sono semplici, sono molto complessi, sono temi sui quali anche il ministro Stefano Patuanelli si è speso, si stava spendendo, adesso è entrata un'emergenza e su questo dobbiamo concentrarci. Ovviamente, quando usciremo da questa emergenza, dobbiamo riprendere in mano quei temi. Sul discorso del come fare fronte dal punto di vista economico, come finanziare la ripresa, in prima battuta io credo che quello che sta facendo Conte, vabbè, io probabilmente sono di parte, ma le richieste che sta portando avanti in Europa sono legittime. E quindi il tema degli Eurobond deve essere portato avanti e spero che tutti i paesi europei si rendano conto che non è solo un vezzo italiano per salvare la nostra economia, ma è una necessità per far ripartire l'Europa. Sul tema, noi sappiamo che abbiamo moltissimi risparmi privati come italiani e possiamo, ovviamente, è questo che ha tenuto e tiene in piedi un alto indebitamento pubblico del nostro paese. Ho sentito appunto questa proposta di lanciare dei titoli di Stato che dovrebbero essere comprati dai risparmiatori italiani. È un tema che va sicuramente approfondito perché anche in questo caso poi vigono, capisco il senso di appartenenza alla nazione. Abbiamo visto in questi giorni il forte senso di appartenenza alla nazione. Poi quando si tratta di fare investimenti, di metterci i propri capitali, e sto parlando sia di imprese che hanno possibilità, di imprenditori che hanno possibilità di farlo, di grandi finanziatori, ma di grandi investitori, ma anche di piccoli risparmiatori, e poi torna sempre il tema del mercato, perché quando ho dei prodotti che mi garantiscono a parità di rischi un tasso di interesse maggiore, vado a scegliere quei prodotti e non quelli che Sicuro. hanno un tasso di interesse inferiore. Quindi l'operazione, se andrà fatta, io mi auguro che in prima battuta partano gli Eurobond, ma l'operazione, se andrà fatta, andrà studiata molto bene, perché lanciare dei titoli italiani e poi se l'asta o la vendita di questi titoli si dovesse rilevare, come dire, poco confortante, il messaggio sarebbe deleterio, ecco, sarebbe controproducente tutta l'operazione. Quindi va studiata molto bene. Allora, andiamo a leggere anche un paio di mail. Chiedo dunque di poter aprire una grafica, cioè fare il cambio di grafica, inquadrare solo me così non vediamo anche i mittenti. Mettiamo da parte un attimo Menis, ma resti là, non è che Sì, la sono qua. facciamo sparire solo dall'inquadratura. Ecco, facciamo così.
Chiedo di poter. Ecco, perfetto, ottimo. Allora, perché le mail sono tante. Dunque, questo dice: volevo chiedere come funziona per chi doveva andare in pensione da maggio in poi. Scusate, magari avete già forse già discusso. Ringrazio per la vostra disponibilità. E in questo caso credo che ci siano una serie di situazioni complicate, no? Per chi avesse fatto domanda, Menis, secondo lei? Ma allora, da quanto so, c'è comunque ho avuto anche delle segnalazioni, c'è una sorta di ritardo, anche perché adesso l'INPS sta venendo sommersa anche da altre Infatti. richieste, ovviamente, per gestire l'emergenza. Ci sono parecchie incombenze che sono descritte sul decreto Cura Italia, e quindi è sotto pressione l'INPS. Comunque non ci dovrebbero essere problemi di altro tipo. È chiaro che in questo caso, forse quello che posso consigliare alla persona che ha scritto per quanto riguarda la pensione, è di affidarsi comunque a un professionista per l'accompagnamento della pratica, ecco, perché ovviamente l'interlocuzione con l'INPS non sempre è lineare e facile, e No, infatti. quindi avere qualcuno che ti aiuti in questo è una cosa sicuramente utile e fondamentale, direi. Allora, leggiamo un'altra mail, poi passiamo alla prossima telefonata. Dunque, chi ci scrive ci chiede, ecco qua, ora vediamo. Dunque, non si, ora dopo 2 mesi di causa usciamo, chiedo scusa, ora dopo 2 mesi di casa. Usciamo saltellando felici perché i bimbi non resistono in casa, gli adulti sono indisciplinati. A Milano hanno portato nelle case distributori di cibo per non far uscire la gente. Idea geniale. Ma sì, tutti fuori e vanifichiamo tutti i morti che ci sono stati. Il virus, oltre ai polmoni, prende anche il cervello. Scrive Gianna, che quindi chiaramente è d'accordo con la necessità di permanere a casa secondo le misure piuttosto restrittive, ma come abbiamo detto prima anche. Diciamo frutto di una situazione che non stava migliorando, possiamo dire che è ancora in una fase molto delicata e quindi la scelta da parte delle regioni di emettere le proprie ordinanze. Ma sì, io ho sentito anche alcune dichiarazioni del presidente Fedriga, che ha detto che si rimetterà, poi sentirà i propri consulenti tecnico-scientifici e deciderà di conseguenza. Noi come Regione Friuli Venezia Giulia, per fortuna, non siamo nella situazione in cui si è trovata la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, però bisogna tenere, ripeto, alta la guardia. E bisognerà vedere quando arriveremo anche nella nostra regione a un tasso di contagiosità molto, molto basso, cioè i nuovi contagiati sul totale dei contagi, perché poi è quello l'indice importante per capire a che punto ci troviamo. Da alcune proiezioni che sono state fatte, però a livello nazionale, globale, l'indice dovrebbe abbassarsi di molto o tra la settimana del 10-17 aprile, oppure a fine aprile, inizio maggio. Dipenderà come andrà l'evoluzione in questi giorni. Però quello che ripeto è che dal punto di vista tecnico-scientifico dobbiamo fare sempre riferimento a quello che ci dice, appunto, ci dicono i medici, e poi dobbiamo rispettare le decisioni che verranno prese dalla Regione Friuli Venezia Giulia insieme al governo. Può succedere che in alcuni casi, o ex post, valuteremo errate o troppo forti o poco rigide le decisioni prese, però quello che consiglio a tutti, che mi auguro, è che dobbiamo seguire, fidarci degli esperti, fidarci delle decisioni politiche, e così ne verremo fuori prima possibile. Certo, andiamo a sentire adesso un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Io devo fare domanda a te per il contributo sugli affitti privati, diciamo, che faccio ogni anno, però bisogna andare a ritirare un modulo e poi riportarlo con allegati un sacco di documenti, tipo ricevuto, eccetera, eccetera. La scadenza è il 12 aprile. Io non riesco a trovare neanche in internet se questa scadenza è stata rinviata.
perché sennò ho necessità assolutamente di andare due volte all'Ata entro il 12 aprile. Non ho sentito. Allora, il telespettatore dice che deve compilare, deve fare richiesta dei contributi per gli affitti all'ATER e che ciò comporta la sua uscita di casa per andare agli uffici ATER due volte, la prima per ritirare i moduli, la seconda poi per tornare con tutti gli allegati del caso. Non ha trovato su internet eventuali proroghe a una data più in là nel tempo per questo tipo di richiesta e quindi si domanda se non esista una maniera differente per poter evitare di uscire due volte da casa. Il mio primo consiglio, Menis, credo che sia anche il suo, è quello di sentire l'ATER al telefono e verificare che non si possa fare. La prima cosa che mi viene in mente è quella di chiamare gli uffici dell'ATER. Ecco, io farei così, se mi trovassi in questa situazione, non trovando informazioni su internet, facciamo una telefonata e chiediamo delucidazioni all'ente che è in questione, credo sia la cosa migliore. Non ho sentito ancora di questa problematica, quindi non saprei quale altro consiglio dare, ma una telefonata. E credo che anche poi il buon senso dello stesso ATER voglia evitare il più possibile che le persone vadano nei suoi sportelli anche più volte in una settimana o più volte comunque nell'arco di poco tempo. Certo, poi in linea generale credo che poi tutte le questioni che riguardano ATER e i coinquilini siano comunque sospese vista la situazione, quindi sicuramente ATER non è che andrà a non agevolare chi abita nelle proprie abitazioni in questo momento. Ok, ci fermiamo per la pausa pubblicitaria delle 8:30, ritorniamo tra poco, fino alle 9 saremo in compagnia di Paolo Menis in videoconferenza, ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, siamo sempre in compagnia del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Paolo Menis, in videoconferenza. Di nuovo bentrovato Menis. Bentrovati. Allora, andiamo a leggere un paio di mail veloci, poi subito le telefonate che sappiamo essere numerose questa mattina, come però anche gli spunti da casa. Chiede Maurizio, buongiorno, vorrei sapere se si può andare al Brico, che risulta aperto, a prendere materiale per fare lavori in casa. Non mi risulta che si possa andare in questi tipi di negozi, probabilmente risulta aperto perché si sono organizzati per consegne a domicilio su ovviamente prodotti che si riescono a ordinare a distanza. Ecco, non mi risulta che sia possibile andare come privati presso questi negozi, poi non lo so, forse sono anche aperti per operatori che dal punto di vista professionale lavorano e si riforniscono. Andiamo a leggerne un'altra, vediamo dunque da casa ci chiedono, è vero che il governo, di cui lei è sostenitore, vuole impossessarsi dell'OGS di Trieste per spostarlo dove farebbe più comodo politicamente? Scrive Piero. No, era una questione che era emersa qualche mese fa, ma che poi non si è rilevata tale. C'era un rinnovo del consiglio di amministrazione, credo che la procedura sia terminata perché poi non l'avevo seguita, ma non c'è nessun processo di spostamento dell'OGS. Sappiamo benissimo quale importanza dell'OGS sul territorio. C'era secondo me un fermento dettato più che altro dal rinnovo del consiglio di amministrazione, forse alcune notizie sono state buttate là un po' a caso. Volevo solamente adesso durante la pausa mi è venuta in mente una cosa, dare un consiglio, anche se ovviamente tutti Sapranno già come comportarsi a casa, ma credo sia importante mantenere due buone abitudini in questo periodo. Il primo è quello di ricordarsi di bere molta acqua durante il giorno. Guardi, stando a casa certe volte, bottiglia d'acqua, presente. Anche acqua di rubinetto, meglio ancora chi può. E poi secondo, limitatamente ovviamente alla propria tipologia di appartamento, di cercare di fare comunque a casa di attività motoria, che è importante, soprattutto anche per chi ha
determinate patologie che non può appunto scendere, come abbiamo detto prima, per fare attività motorie all'aperto, anche chi era abituato a fare delle passeggiate perché magari ha patologie come il diabete o la pressione alta, di mantenere queste abitudini e cercare di muoversi anche a casa nel limite del possibile, perché dobbiamo poi mantenere comunque uno stato di salute al di là dell'emergenza Covid, mantenerci in forma, e non dobbiamo dimenticarci queste cose quando siamo a casa, e purtroppo stando a casa certe volte ce ne dimentichiamo. Senz'altro. Sentiamo ora un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Sergio. Sì. Io l'ho chiamata perché lei potesse farsi carico non tanto quanto una domanda a lei, ma quanto una domanda all'assessore Grilli. Dunque, io mi chiamo Sergio, ho 57 anni, ero in attesa, cioè ho preso una borsa lavoro da parte del comune, ma come lei ben saprà sono state congelate, quindi non lavoro ma non percepisco, pur essendo sempre in atto la borsa lavoro. Questo le volevo chiedere. E però io volevo chiedere come faccio a vivere, perché lei pensa che anche le fondazioni Casali o la fondazione Morpurgo sono chiuse, quindi non possono dare un aiuto per le varie utenze, ATER e tutte le varie cose. E anche io non le nascondo la verità che andavo per il pranzo dai frati di Montuzza, anche lì per questioni di igiene pubblica sono chiusi. Quindi le chiederei se può farsi pressione per l'assessore Carlo Grilli, che anche in occasione della mia, lui ha un atteggiamento quasi direi manzoniano, alla donna Bondio, cioè deve agire come un fulmine di guerra, perché io mangio oggi, non mangio domani, se possibile. La mia è scevra da ogni polemica, però se lui desse una risposta, Ok, va bene. perché è veramente la situazione grave, perché io non so dove rivolgermi. Ma anche per, non c'è solo il piatto di pasta, mi darà un sapone per lavarmi le mani, mi darà cioè qualsiasi cosa, ed è veramente grave, non voglio dire, perché io grazie alle UOT avevo ottenuto una borsa lavoro da 25 ore settimanali, ma adesso sono congelate. Certo, certo. Io la ringrazio se potrà apprezzare Come no? Senz'altro, senz'altro. anche l'assessore Grilli, che è un po' un diesel in queste cose, non è un 16 valvole, ecco. Vabbè, d'accordo, glielo Grazie. domanderemo senz'altro. Glielo domanderemo senz'altro, sono queste le situazioni poi che vanno a essere penalizzate ulteriormente in questo periodo di emergenza. Menis, se vuole fare un commento anche. Sicuramente questa è l'emergenza nell'emergenza, cioè l'emergenza sociale che si innesta nell'emergenza sanitaria. Sicuramente il signore, ma tanti altri qua a Trieste, devono comunque far presente la propria situazione all'assessorato delle politiche sociali dell'assessore Grilli. E poi volevo ricordare, so che come diceva il telespettatore, non bisogna essere dei diesel, ma delle macchine più potenti, però stanno arrivando anche i denari che il governo in via straordinaria ha dato ai comuni, e quindi presto, come ha dichiarato anche ieri il sindaco di piazza, arriveranno il sostentamento e le risorse necessarie alle persone che sono più in difficoltà. Questa è appunto un'emergenza, su questo bisogna assolutamente agire, però sia il governo che la regione che anche i singoli comuni si stanno attivando. Il consiglio che do alle singole persone è comunque di far presente la propria situazione costantemente agli uffici delle politiche sociali del proprio comune, in questo caso del comune di Trieste. Allora, leggiamo ancora una mail, poi vediamo di sentire subito la prossima telefonata. Allora, via mail ci chiedono, questa l'abbiamo già letta. Dunque, buongiorno, come già è stato sollecitato, le mascherine potrebbero essere consegnate al capo casa con la lista di quante consegnare a famiglia. Ci scrive Gabri, ne leggo un'altra a velocità, poi facciamo un'unica risposta. Vorrei sapere come mai nella chiesa di Muggia al mattino viene distribuita la comunione, scrive Elisa. Allora, Menis, intanto le domando Questa forse sulla più. sulla comunione, forse più Porro che può rispondere, più un Sì. esperto di questo tema, non lo so. No, chiaro. Sinceramente non lo so, no, non dovrebbe essere fatto, ecco, perché c'è Esatto. comunque un contatto troppo ravvicinato.
Poi sul discorso che questo atto, questo gesto sia necessario o meno, ecco, no, no, non mi addentro. Oh, beh, ti immaginavo. Sulle mascherine volevo domandarle, esatto, la prima domanda che abbiamo letto via mail. Se secondo lei il metodo, quello del porta a porta a Trieste, comune maggiore del Friuli Venezia Giulia, sia stato il migliore da poter mettere in campo, ripeto, al netto chiaramente degli sforzi e del plauso che va fatto a chi si sta adoperando per la distribuzione. Ma sicuramente sì, probabilmente non è stato messo in conto questa situazione di possibili, no, portare via le mascherine di altri, che non capisco sinceramente come si possa far compiere un gesto di questo genere. Sì, il suggerimento del telespettatore del capocasa potrebbe essere utile da dove c'è un capocasa, perché ci sono condomini che non hanno un capocasa, e poi va anche, come dire, tenuta in considerazione l'alta responsabilità che si assumerebbe il capocasa sia nella distribuzione sia appunto come dire, tenere in giusta considerazione tutti i condomini secondo indicazioni ovviamente della Protezione Civile, però è un atto di responsabilità non da poco, ecco. Magari forse si potrebbe pensare che la distribuzione avvenga sempre direttamente tra operatore della protezione civile e direttamente il cittadino, anche se questo dovesse chiaramente dovesse impiegare più tempo nella distribuzione. Ecco, però se avvengono questi episodi spiacevoli di ruberie, forse la consegna diretta alla persona sarà l'unico modo per la distribuzione, per effettuare la distribuzione. Andiamo a sentire ancora una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Buongiorno, prego. La credibilità di un movimento politico è dovuta alla coerenza del comportamento nel risolvere i problemi che si presentano. I 5 Stelle sul discorso del MES sono stati chiari, non lo vogliono. E quindi bisogna decidere se a livello governativo questo concetto viene espresso e attuato oppure no. Il discorso delle partecipazione del MES alla nostra rinascita economica si può praticamente controllare questi effetti guardando cosa è successo in Grecia. In Grecia a colpi di 20% hanno più che dimezzato le pensioni, hanno messo una tassa di 10 euro a metro quadro sugli appartamenti, hanno privatizzato tutti i servizi, anche quelli sanitari, per cui tutti dovevano pagare, praticamente hanno ridotto la Grecia a uno stato di incontinenza. Infatti è aumentata la mortalità infantile. Tutte queste notizie sui media non si sono mai sentite tanto. Per cui chi abita a Trieste è chiaro che cerca in qualche maniera di risolvere il problema locale attingendo a quelle che sono le normative private di Trieste. E quello che appare è che col trattato di pace ovviamente Trieste ha delle cose che gli altri non hanno e quindi non usarle vuol dire fare del male ai cittadini. Per esempio c'è il prefetto che è anche Commissario di governo. commissario di governo che ha delle prerogative solo a Trieste eccezionali che però non vengono, addirittura può emettere delle pseudo leggi che possono andare oltre a quelli che sono i finanziamenti fatti dal governo centrale. Quindi tutte queste possibilità i politici le devono mettere in campo e non è possibile che lei risponda sul discorso delle pensioni, chi ci darà le pensioni? Anche abbiamo visto che se le pensioni derivano da un fondo, non dalla buona volontà. Quindi anche le risposte dovrebbero essere coerenti. Grazie e buongiorno. Grazie a lei. Benis? Ma io credo di essere coerente prima di tutto, e comunque in ogni caso dobbiamo dare delle risposte, delle soluzioni che siano fattibili. Io ripeto, prima ho parlato di Eurobond e non di MES, sono convinto che
il meccanismo europeo di stabilità, il MES, sia una soluzione sbagliata. E il telespettatore prima ha ricordato quello che è successo in Grecia, che è stata di fatto spolpata dagli altri paesi europei, soprattutto dalla Germania, e assolutamente non dobbiamo ritrovarci in quella situazione e ripetere quella esperienza. Altra cosa sono gli Eurobond, in una situazione in cui è chiaro ed evidente che c'è una crisi globale, c'è una crisi europea, perché quello che ci interessa adesso è una crisi europea, e quindi su questo dobbiamo lavorare. Coerentemente Conte si sta battendo per appunto gli Eurobond. Attivare i meccanismi del MES, che tra l'altro è un trattato che era soggetto, si stava discutendo delle modifiche all'interno dei diversi parlamenti dei vari paesi europei, sarebbe, lo ripeto, sarebbe sbagliato. Bisogna usare gli strumenti giusti. L'Europa deve essere consapevole che il problema Covid non è un problema solo italiano, da noi è arrivato prima rispetto agli altri paesi europei, ma se vogliamo dare un senso all'Europa c'è bisogno di strumenti nuovi e non, a mio avviso, del MES, che genererebbe una situazione descritta dal telespettatore. Per quanto riguarda gli strumenti, come dicevo prima, che abbiamo come Trieste, come punto franco internazionale, io sono consapevole che questi vanno utilizzati, ma non possiamo rivendicarli ed imporli ora in questo momento. Ci stiamo lavorando per quello che si riesce a lavorare in questo periodo di emergenza. Ci lavoreremo a Roma con il ministro Patuanelli. È un'occasione di sviluppo non solo per Trieste ma per tutta la regione, però dobbiamo essere realisti. Andare in questo momento ad invocare delle prerogative per Trieste nei confronti dell'Italia e di tutti gli altri paesi europei sarebbe una scelta, a mio parere, in questo momento irresponsabile e che non porterebbe alla soluzione dei problemi, perché l'economia globale sta ripartendo solamente, no, in alcuni paesi. La Cina si sta rialzando adesso, la tempesta starà arrivando ed è già arrivata in parte negli Stati Uniti, quindi no, dobbiamo, come dire, dobbiamo uscire con metodi nuovi e tutti insieme, altrimenti ha poco senso, secondo me, in questo momento richiedere qualcosa per Trieste per poi andare a vendere e ad esportare dove, cosa e chi. Allora, andiamo a leggere velocemente alcune mail, visto che siamo a 8 minuti dalle 9, quindi poi saluteremo il consigliere Menis, lasceremo il suo lavoro, poi mi pare che avete anche una commissione alle 10, no, oggi, sempre telematica ovviamente. Sì, beh, questo è uno degli aspetti secondo me positivi di questa emergenza, l'aumento del telelavoro, del lavoro da casa, perché poi questo alla fine ci ha costretto a lavorare in questo modo, però sarà molto utile anche quando usciremo dall'emergenza, avremo capito che ci potremo evitare degli spostamenti che possono essere inutili e fare delle attività anche da remoto. E con commissione su cosa? Dopo? Ma abbiamo la commissione bilancio, tutta la settimana, ogni giorno abbiamo le commissioni bilancio, perché entro probabilmente la prima settimana di aprile, cioè entro il 6 aprile circa, andremo a approvare il bilancio del Comune di Trieste, che purtroppo è un bilancio che era stato preparato prima dell'emergenza Covid, poi ci è stato chiesto dalla maggioranza di fare uno sforzo per comprenderlo e per approvarlo nel più breve tempo possibile, perché poi sarà necessario apportare delle variazioni vista l'emergenza. Poi, come abbiamo visto ieri, c'è già stata una delibera di giunta che ha fatto degli interventi importanti. Questo quanto pesa sul bilancio, diciamo su quelle che erano le previsioni? Ma allora, questa misura adottata ieri, che c'era stata anticipata dal vice sindaco Polidori, se non erro, conta, vale circa 1,5 milioni.
ed è una misura importante, intanto quello che si riesce a fare in questo momento. Poi bisognerà ragionare su altre misure. Io ho chiesto, noi abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda le misure legate agli interventi del Comune di Trieste, legate all'emergenza Covid, di essere coinvolti, cioè nel senso è chiaro che ci sono prerogative diverse, Di Piazza e la sua giunta ha la responsabilità di prendere decisioni, però credo che in questo momento ci sia la necessità di fare una sorta di tavolo tecnico o comunque delle riunioni nei quali sono presenti tutte le forze politiche perché possono arrivare delle proposte e delle iniziative da tutte le forze politiche. In questo momento dobbiamo, come dire, essere uniti per tirar fuori la città da questo problema, perché ricordo che ci sono attori a tutti i livelli istituzionali, regione, Stato, ma anche il Comune deve fare la propria parte relativamente alle proprie competenze, e dobbiamo metterci assieme per venire fuori nel minor tempo possibile e nel modo migliore possibile. Sicuramente, sicuramente. Allora andiamo a leggere, come detto, delle mail perché il tempo comincia a essere stretto anche per noi. Allora, dunque, vorrei sapere come mai. No, questo qua l'abbiamo già letto, era quello della comunione. Allora, premetto che sono utente mensile. Io credo che la Trieste Trasporti, essendo già alla frutta e continuando, nonostante i pochi utenti a dare il suo contributo, non si possa chiedere anche di prolungare la validità del biglietto orario. In più, dobbiamo stare a casa. Ci scrivono attraverso mail, insomma abbiamo considerato prima anche la possibilità di estendere il biglietto. È chiaro che è difficile magari anche credere che ci sia qualcuno che va in giro per 260 minuti, mi pare che siano 240 che siano, con l'emergenza in corso, però insomma questo è un giudizio. Buongiorno, ma che fine ha fatto il sindaco? Ieri tutti i sindaci in Italia erano davanti ai municipi con le bandiere a mezz'asta in onore dei caduti del Covid, lui non c'era, forse era a seminare l'orto. Ricordo che il sindaco responsabile della salute dei cittadini forse non era a No, conoscenza. devo spezzare una lancia questa volta a favore del sindaco, perché a mezzogiorno era proprio convocata una riunione della giunta proprio per approvare quella delibera di cui parlavamo poco fa, di sospensione dei tributi. Da quanto so, è stato rispettato anche dalla giunta il minuto di silenzio che era previsto a mezzogiorno, e quindi stava lavorando, era sul pezzo. Poi mi pare di aver visto anche su Facebook che proprio ha registrato un video davanti al municipio con un forte vento, infatti si sentiva Sì, più vento che video, però vabbè, quello non è colpa del sindaco se ce la bora a bisogna dire Trieste. a chi registra il video, ecco, di farlo non in battuta di vento, Vabbè, non si è comunque insomma, capito male. era presente sul posto, ecco, questo lo abbiamo testimoniato. Allora, velocemente ancora un paio di mail, poi l'ultima credo telefonata in compagnia. Sì, l'ho vista, adesso arrivo. Buongiorno, mi riferisco al signor Bruno, è sempre polemico anche in questi momenti. Basta, deve rispettare il tempo di chiamata. Vabbè, questo per quanto riguarda Bruno. Voglio dare la possibilità di uscire un po'. Se vogliono dare la possibilità di uscire un po' agli adolescenti, forse è il caso che sia d'obbligo l'uso di una tuta consona al periodo e l'uso di un occhiale e mascherine come minimo. Questo è sicuramente una considerazione da fare. Sì, beh, la tuta e gli occhiali mi sembrano un po' No, eccessivi. magari la Sono mascherina, però sì, insomma. sì, beh, forse la mascherina, anche sull'utilizzo delle mascherine cioè, ci sono indicazioni diverse a seconda dello Stato, a seconda della nazione. Quindi, quando avremo la disponibilità delle mascherine, usiamola. Le tute e gli occhiali sono di solito DPI che vengono utilizzati in ambienti precisi, in ambienti sanitari, e non credo che sia il caso di sprecarle in questo modo. Allora, ancora una telefonata, poi chiuderemo alle 9. Pronto? Sono Buongiorno, 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 buongiorno. in linea? Sì, Sono in prego, linea? sì, in linea. Oh, mi chiamo Sergio, finalmente. Sì, Allora, prego. comincerei così. Dica cosa. Usque tardem Bruno a mutare pazienza nostra, perché non è possibile che questo venga ogni volta con il territorio libero del Trieste, sempre, sempre, sempre quello. Non ci interessano altre cose in questo momento. Io voglio chiamarle però per le linee abolite, la linea della rete dei trasporti. Ad esempio la 26, una linea, è una linea la 26,
Mi sente? Sì, io sì, magari poi riferirò a me. No, va bene, la linea 26, stata abolita, è una linea invece utilissima, perché porta fino a Chiadino, Campo San Luigi, dove c'è un ambulatorio medico e una farmacia. Lei non sa quanti pazienti dipendono da quell'ambulatorio che prima di via Piazza Garibaldi, in Piazza Goldoni. Ma non so, il ritorno poi lo fa anche per via Udine. E via Udine c'è un noto istituto fisioterapico. Io ad esempio, ho 75 anni, vado con bastone e cammino poco. Ho bisogno di andare come altra gente in quei posti a farmi fare la fisioterapia. È stata abolita. Ma non solo, l'abbonamento mensile che noi pensionati ci facciamo sempre perché ci conviene, l'abbiamo usato quest'anno, questo mese, un paio di volte. Volevo sapere se la cena, se non dico tutta le rimborso, ma almeno metà mese, se lo rimborsa con l'abbonamento di aprile. Ok. Grazie. Grazie, buongiorno. Allora, riferisco a Menis che ha sentito poco. Sì, no, ho sentito solo Triste Trasporti. Allora, in pratica parte una considerazione su Bruno nell'inizio dell'intervento del telespettatore, ma che è un commento personale. Il telespettatore chiedeva della linea 26, quella che tocca Chiadino, San Luigi, è quindi un noto ambulatorio molto frequentato, via Udine, e quindi la richiesta secondo questa sua considerazione, la linea 26, che è stata, come tutte le altre, ridotta, in questo caso non serve a dovere chi si deve recare in questi posti. Al pari ha chiesto se dall'attrezzo dei trasporti, visto che l'abbonamento mensile non viene, diciamo, rinnovato per il mese di aprile, anche se non utilizzato, eccetera, se è possibile avere una sorta di rimborso parziale, metà mese o comunque un qualcosa che vada incontro a chi ha fatto l'abbonamento ai primi di marzo e poi si è visto praticamente costretto a casa e non l'ha utilizzato. Menis? Ma allora, sulla seconda parte credo che sia una proposta intelligente e forse più che come rimborso, come possibilità di comprare a prezzo scontato gli abbonamenti dei mesi successivi, perché rimborsare sarebbe un qualcosa di più complesso, però forse uno sconto sugli abbonamenti successivi, questa mi sembra una proposta intelligente e utile. Sul discorso della linea 26 segnalerò la cosa alla nostra presidente di circoscrizione, alla terza, e vediamo se è il caso di come intervenire su Trieste Trasporti, perché effettivamente arrivare anche a il collegamento verso Gretta effettivamente è anche una necessità importante, perché molte volte ci arrivano solamente con l'autobus, visto anche che non è agevole, vista la salita di Gretta. Quindi impegno a segnalare la cosa alla nostra presidente circoscrizione e poi faremo dei ragionamenti con Trieste Trasporti. Bene, grazie Menis per essere stato con noi questa mattina in videoconferenza, una buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e grazie per il servizio che fate. Grazie, grazie ancora consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Menis, che è stato nostro ospite in videoconferenza. Ci fermiamo, breve pausa, ritorniamo, noi saremo in diretta fino alle 10, poi vi illustrerò quella che sarà la programmazione nel corso della giornata, tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 9:06 minuti. Ci colleghiamo con il direttore di Confartigianato, Enrico Eva. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, noi siamo a chiederle questa prima giornata di richiesta dei famosi 600 euro per le partite IVA, nei contributi per i lavoratori che ora si sono dovuti fermare a causa dell'emergenza. È quello che è stato chiamato, soprannominato, poi sui termini possiamo anche discutere, il click day di oggi, che parte oggi proprio per la richiesta di questo bonus. Come sta andando? Sta andando come avevamo immaginato che doveva andare, nel senso che il sito dell'INPS è assolutamente sovraccarico. Se qualcuno sta provando anche da casa si accorgerà che neanche nell'home page si riesce a accedere, e noi come patronato siamo riusciti a fare una domanda in un'ora.
Quindi onestamente c'è molta criticità perché era prevedibile che oggi tutte le partite IVA d'Italia si sarebbero collegate per ottenere il bonus, però la linea non regge e conseguentemente c'è un problema anche trasversale a questo, che è quello della cassa integrazione, cioè anche la cassa integrazione va caricata sul sito dell'INPS, quindi purtroppo avere in questo momento aver messo un sito che è quello dell'INPS istituzionale, ci mancherebbe, che sta accogliendo da una parte le domande di cassa integrazione e dall'altra il bonus da 600 euro, abbiamo fatto un iper sovraccaricamento della linea, quindi di fatto non riusciamo a caricare né il super bonus, cioè né il bonus da 600 euro, né le domande di cassa integrazione che sono quelle che mi preoccupano di più. Quindi al momento siamo assolutamente fermi. Io spero che nell'arco della giornata la cosa si risolva, altrimenti questo diventerà un gran problema operativo per tutti. C'era da aspettarselo? Noi ieri sera già avevamo notato che c'era una problematica di questo tipo, un'operatrice mia è riuscita a caricare, però ovviamente non si può lavorare la notte, però noi siamo riusciti a caricare domande di cassa integrazione questa mattina alle 5, certo che torno a dire non si può lavorare così, però abbiamo fatto un esperimento alle 5 questa mattina, le domande di cassa integrazione sono state caricate, poi dalle 8 in poi il sito addirittura l'home page era inaccessibile e quindi questo è un grosso problema. Chi tenta da casa, visto che la domanda tutto sommato è abbastanza semplice, si rende conto che ha degli spazi temporali, ha delle finestre per le quali riesce a entrare e poi invece alcuni anche ci stanno contattando che non riescono assolutamente nemmeno a entrare. Noi come servizio di patronato abbiamo di fatto la ricevuta, io ho una ricevuta fatti in un'ora, quindi alle 7.30 è iniziata la domanda, alle 8.30 ho avuto la risposta. Questo è un grosso problema. Ieri sera il sistema Confartigianato l'aveva lanciato a livello nazionale, nel senso che abbiamo un sito che sta accogliendo contestualmente il bonus da 600 euro e la cassa integrazione, quindi al momento siamo purtroppo fermi anche con le domande di cassa integrazione. Questa è la cosa che non va bene, che deve essere risolta, mi auspico, quanto prima. Direttore, io sto provando a entrare sul sito dell'INPS ma non mi fa entrare in questo momento. Vede, così lei ha la prova in diretta che io le racconto cose corrette. Non avevo dubbi, non è che volevo mettere alla prova. No, una battuta per sorridere in questa mattinata. Allora, io vedo, ci fa piacere vedere anche che ci sono volontà del governo di estendere da 600 agli 800 euro per il mese di aprile, sono tutte cose che accogliamo con assoluta positività, però vanno strutturate gli strumenti che abbiamo, altrimenti diventa complesso. Quindi oggi siamo, allora, io prevedo, lo dico onestamente, che la mattinata sarà incagliata, anche perché tutta Italia sta caricando per gli uffici che sono sopravvissuti come noi, stanno caricando cassa integrazione, in più da questa mattina abbiamo una grossa fetta di partita IVA che sono tantissime. Ricordo che a Trieste abbiamo solamente 4.500 artigiani, più ci sono i commercianti, più le altre partite IVA, quindi abbiamo un numero molto rilevante di soggetti che legittimamente cercano di accedere al sito. Volevo solamente tranquillizzare chi non riesce a entrare, siamo attenti che non esiste un ordine cronologico di accoglimento delle domande, nel senso che questa mattina il sito dell'INPS aveva fatto una videata sull'ordine cronologico che poi era stata, poi la pagina l'hanno tolta e scomparsa, e hanno precisato che non conta l'ordine cronologico, quindi un soggetto che ci mancherebbe può fare legittimamente la domanda anche in contempistiche successive. Quindi ecco, non bisogna fare la corsa. Io dico una cosa che in realtà so per certo non verrà ascoltata, perché quando ci sono questi tipi di scadenza, poi con tutte le persone a casa c'è un po' un'ansia, no, di perdere il diritto, per cui tutti quanti stanno forzando per avere i 600 euro perché sono convinti che magari i denari non sono sufficienti e quindi chi prima arriva meglio alloggia. Io mi limito a ripercuotere qua gli avvisi del direttore dell'INPS, che dice non conta l'ordine cronologico e quindi devo credere a quello che viene comunicato, che dato riporta anche le maggiori testate giornalistiche. Dobbiamo solamente sperare che venga così disingolfato, passatemi questo termine, il sito, altrimenti questo è un problemino. Sono riuscito a entrare sul sito, ora vado verso il servizio, ma vedo che il servizio è nella home page, indennità 600 euro, è molto intuitivo, solo che non si riesce adesso ad accedere. Le chiedo, è chiaro che è difficile ipotizzare, ma
non si potevano utilizzare altri sistemi? Io ritengo di sì, onestamente. Caricare sullo stesso sito sia la cassa integrazione che il bonus da 600 euro, ritengo che sia, che era presumibile pensare che il sito si sarebbe congestionato, quindi forse avevamo anche un altro sistema. Mi viene in mente l'Agenzia delle Entrate, poteva essere usato come un altro corridoio di sfogo, quindi INPS, cassa integrazione, Agenzia delle Entrate, il bonus. Quindi ritengo che è presumibile pensare che un sito si congestioni. Io spero che, prevedendolo, perché l'hanno pensato tutti, prevedendolo, nella mattinata di oggi la cosa venga risolta, altrimenti, ecco, ripeto, altrimenti non riusciamo a caricare nemmeno le casse integrazioni, e questo è un problema non secondario, questo è un problema non secondario, e quindi la cosa deve essere assolutamente, assolutamente risolta. Tra l'altro, approfitto, ieri è stato fatto un accordo che è positivo col sistema bancario, quindi almeno per le casse integrazioni anticipate dall'INPS ci sarà un anticipo da parte degli istituti bancari, come l'avevamo annunciato e chiesto, è una cosa questa assolutamente logica, affinché i denari giungano con quanto prima possibile ai soggetti destinatari. Si stanno accordando anche gli altri fondi su tale, perché la cassa integrazione è gestita da vari, non solamente dall'INPS, ma anche da vari fondi bilaterali diversi per settori, quindi stiamo lavorando anche noi sul mondo artigiano affinché venga fatta la stessa procedura, quindi ci sia un anticipo dello sudo bancario. Certo è che io devo riuscire a caricare le domande di cassa integrazione sul sito, altrimenti non giungiamo alla fine della procedura. Questa è la fotografia di stamattina alle ore 9:15. Direttore, allora noi ci aggiorneremo casomai nel corso poi delle prossime ore per vedere volentieri. Come sta andando. Grazie. Volentieri, assolutamente, buongiorno a voi. Buongiorno grazie, a tutti. Grazie ancora Enrico Eva, direttore della Confartigianato Trieste. E noi adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco, abbiamo molte mail da leggere, sicuramente spazio ancora alle vostre telefonate fino alle 10, poi ci saranno altre programmazioni, ma torneremo in diretta nelle prossime ore. Intanto ci vediamo tra poco. Dunque torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 9:18, quasi 19 minuti, siamo pronti per andare a sentire ancora alcune telefonate e rispondere a delle mail, per quanto ci è possibile ovviamente. Allora andiamo a leggerne, anzi no, andiamo a sentire una telefonata, poi leggeremo qualcosa. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Sono Elisa, buongiorno, io chiamo da Muggia. Sì. Allora, ieri ho visto il servizio su Piazza della Repubblica che qualcuno si stava lamentando perché i negozi di fiori sono chiusi. Mm. Allora, io sono una fiorista, partita sì. IVA. Sì. Volevo specificare, noi come negozi effettivi non possiamo tenere aperti. Sì. Perché non abbiamo il codice Ateco che c'è scritto sul decreto del governo. Ok. La gente si sta lamentando. Noi comunque, anche se potendo tenere aperto, non avremo la merce perché tutti i mercati sono chiusi. Infatti. Perciò la gente che ha anche detto sì, sono chiusi perché non aprono e così, perché non c'è la merce effettiva e comunque non possiamo perché il codice Ateco non ce lo consente. Ok. In più il decreto dice che non si può uscire di casa, a chi andiamo a vendere le cose? Oltretutto. Volevo solo specificare questo. Ha fatto bene. Perché effettivamente la gente non si sta rendendo conto che bisogna restare a casa. Esatto. E noi mettere a rischio la nostra vita, la vita degli altri e dei nostri familiari non ha senso. Ah, sicuramente. Era solo questo che volevo precisare perché è venuto fuori anche vari articoli che i negozi di fiori possono tenere aperto. Ok. Ma poi mi tolgo una curiosità, visto che lei è del settore, dove è considerata l'urgenza o l'emergenza nel vostro settore in questo momento? Non c'è. Ecco, questa è la risposta. Non c'è. Nei supermercati ho visto che vendono piante e fiori, non so come hanno le possibilità, essendo che sono comunque generi alimentari. Sì. Vero.
Là sarebbe da capire un attimino come funziona. Ci sta che i produttori, ci sta che i nuovi coltivatori cominciano a produrre di nuovo per dopo a noi darci la possibilità di tornare a lavorare. Certo, certo. Ma in questo momento noi non possiamo tenere aperto. Ok, grazie del suo approfondimento, grazie. Grazie a voi per tutto. Grazie, buona giornata, è doveroso. Ed è stato molto utile sentire proprio chi lavora, chi fa il fioraio, chi lavora in questi esercizi, per andare a specificare che non possono tenere aperto, oltretutto manca la merce, quindi proprio diventa un problema, diventa una somma di problemi, e quindi non ci si deve né stupire né arrabbiare se in città non si trovano, a Muggia, a Trieste, insomma in giro per i comuni non si troveranno fiorai aperti, anche perché poi c'è da capire dove sta l'urgenza ora, quando la gente non deve uscire di casa se non per motivi necessari, di andare a comprare fiori, che per quanto belli possano essere, non servono in questo momento. Allora, nelle scorse settimane ci scrive una telespettatrice, si era parlato di disinfettare le strade. Avete qualche notizia riguardo? Segnalo un'ottima iniziativa del Comune di Trieste realizzata in questi giorni. Potrebbe essere ampliata viste le pessime condizioni dei marciapiedi cittadini, la riasfaltatura dei marciapiedi di via Timeus. Buon lavoro. Grazie alla telespettatrice. Allora faremo un punto sulla disinfezione, chiedo scusa, delle strade, mentre per quanto riguarda la riasfaltatura sappiamo che certi lavori pubblici sono attivi, altri invece no, dipende dal tipo di lavoro e dalla ditta che è impiegata nel farlo. Ancora, il furto di mascherine compiuto in un momento di estremo bisogno e difficoltà della popolazione non è furto ma sciacallaggio, reato gravemente e pesantemente punibile, articolo 419 seguenti del codice penale. Salute a tutti, buon lavoro, scrive Enrico. Giustamente ieri abbiamo fatto l'approfondimento anche da un punto di vista giuridico di cosa prevede il codice penale. Sono un neopensionato IMSS e oggi dovrei percepire la mia prima pensione, vorrei sapere se c'è qualche rischio di percepirli in ritardo o meno. Vi ringrazio in anticipo per le risposte e anche per il vostro operato, ci scrive Adriano. Credo di no, se lei ha già inoltrato tutte le domande e vi è stata data risposta positiva, quindi insomma tutto è stato pianificato e tutto è stato dato come ok, non credo che per le erogazioni accidenti. Non credo che per le erogazioni ordinarie, chiedo scusa, non credo che per le erogazioni ordinarie ci siano problemi. È più difficile in questo momento invece la comunicazione di nuova quiescenza. In questo caso credo ci siano dei ritardi proprio per dover prendere in mano le pratiche, però quelle che sono già state messe in lavoro non credo che avranno problemi, però non posso darle una risposta definitiva, questa è una mia impressione. Allora andiamo a sentire ancora una telefonata. Buongiorno. Buongiorno Gugliotta. Buongiorno a lei. Sono Scarl. Ah, buongiorno. Buongiorno. Allora, tre robe. Sì. Uno, il signor Sergio, mi pare che si chiamava, che ha chiamato prima. Sì. Deve il mio numero, per favore, perché de fame in sta era non va a morire nessuno. Sì. Non so in che maniera, ma troveremo il modo, mica dago de maniar e non mori de fame. Me conosce, certo. Deve il mio numero, develo per favore che mi chiami e sono qua. Per qualsiasi roba, dove che mani a due, mani anche tre, perché non dico che ho provato la fame, ma che sono andata vicino di provarla. Dopo, un signor che non gliene frega della minoranza triestina, perché siamo una minoranza ormai, che credi ancora nel territorio libero o che se auspica che veni fuori qualcosa, e che va di stare da un'altra parte, perché evidentemente se le minoranze va tutelate, va anche ascoltate. Se a lui non viene presa, è un problema suo, non nostro. Terza okay. roba, se è vero che può andare fuori i fiori, ecco. Anche qua in regione? Ecco, no, in realtà non ancora. Dunque, la risposta è no. Certo ecco, è che... No. Sì, prego, prego, finisca. No, quello da solo per una roba. Sta andando via, si sta scemando la nostra generazione vecchia, no? Di cui faccio parte anche mi bene o male, se non vecchissima, ma vecchia sì. E sta andando via. Adesso mettiamo fuori i fiori, quei pochi che se restai e che vanno ai supermercati e anche coi fiori, credo che i fiori se stelle mie, meno male che noi se tanto colpiti, se colpiti di meno, ma comunque i ben colpiti, ma se un grosso mezzo di veicolo per le altre persone.
Ma non solo mi, quelli della mia età, quando che aveva il morbillo, stava in una camera che era anche cugina, per un mese in scuro, eravamo creature, non siamo morti nessuno e non avevamo neanche psicologi tanti che ne ascoltava. Adesso mi tutta sta roba che il fiore non sa più come perdersi a casa, Dio mio, io mi giocavo coi ciapini, con le molette, coi ciapini mi giocavo e facevo vestiti per le pupe, giocavo a Shanghai e giocavo a domino e facevo tante altre robe che adesso non usa più farle nessuno. È facile far perdere una creatura, che ne tira di su tre nipoti, mia figlia, mio cugino e altri due che avevo en passant. E, insomma, non si è mai morto nessuno d'inverno, poi era freddo che stava a casa, sa? E avevamo camera e cucina, se andava bene. Se no era tutto un logo con una tenda in mezzo e col morbillo anche in scuro. E, insomma, adesso mi pare che stiamo un momentino, non so, e come tiremo su sti fiori? Vien su dei molluschi più che venire su dei uomini. Dico di impararsi, la vita è questa. E conservi far questo, servi far questo, appunto. Se è anche un modo per rafforzare le creature, cioè non vedere che è il mondo tutto bello. E il mondo va mostrato per quel che sei, i cade vivere in sto mondo, i cade avere le difese e i cade essere pronti per affrontarlo. Non mi pare che sia questo il modo giusto per farglielo affrontare. E anche se noi va a correre in tuta o con gli occhiali o quell'altro tanti adolescenti che ne vo due in famiglia, e resta a casa e sta anche buoni, perché se no una così per il detrio non che ha mai fatto male a nessuno. Mi pare che siamo un momentino troppo molli diventai, sa? Certe robe dovessi andare rispettate. Può darsi. La ringrazio. Grazie, guardi. E grazie per tutto quel che fa. Io le dico che, se mi è permesso, grazie che a lei. Le generazioni chiaramente sono diverse, ma io e lei ci dividiamo di un po' d'anni. Io ne ho 35, non mi ricordo quanti ne ha lei, me l'aveva detto l'ultima volta, ma non si chiede l'età a una signora. Però ecco, se posso dare il mio piccolo esempio, con mia figlia abbiamo creato un galeone, diciamo, con i cartone, con uno scatolone che mi avanzava per una spedizione che ho avuto tempo fa, e quindi diciamo non soltanto i nonni, che hanno sicuramente molto molto di più da tramandare, o le persone più esperte, più sagge, perché non voglio chiamarle per forza più vecchie, hanno passato questo tipo di esperienza e quindi riescono a combattere in maniera diversa anche una reclusione in casa, un inverno rigido o comunque l'assenza di tecnologie come era all'epoca, però insomma ci si inventa un po' tutti. Chiaro che le generazioni sono diverse, ora c'è tutto molto più digitalizzato, io per primo sono molto più dietro a ciò che è l'online e il digitale, però mi piace anche avere quella componente romantica che continua a suscitare la creatività e la fantasia anche dei più piccoli. Io ho una bambina piccola e cerco di fare il possibile per farle, diciamo, avvicinarla a quelli che sono i metodi di una volta di gioco, di lavoro, di disegno, insomma di quello che posso fare. Poi è chiaro che i maestri, e noi abbiamo in un asilo delle maestre super, devo dire, e ne abbiamo avute anche negli istituti di anni fa, si impegnano sempre anche in quello, e devo dire che fanno un ottimo lavoro, perché questo serve ai bambini. È chiaro che in questo momento bisogna genitori sostituirsi un po', quando possibile, poi c'è chi lavora e c'è chi può stare a casa o deve stare a casa, sostituirsi anche un po' e mettersi nei panni di quella che è la formazione di un piccolo, di un bambino, anche di un adolescente, e non lasciarlo in balia di se stesso, che poi ovviamente si annoia e cosa fa? Esce di casa laddove ora non deve. Allora ci fermiamo, breve pausa, ci ritroviamo tra poco con la prossima mezz'ora. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 9:35 minuti, siamo collegati attraverso videoconferenza con Skype con Gianluca Maresca, responsabile del CAF della CISL. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, il vostro lavoro prosegue anche in smart working, c'è chiaramente tutto il comparto che riguarda l'ISEE, tutto ciò che poi vi chiedono i cittadini anche riguardo al reddito di cittadinanza. Io vi chiedo com'è il vostro momento attuale, quali sono le richieste principali e qual è la situazione che vi trovate ad affrontare. Certo, sicuramente vabbè, è logico che la situazione è complicata sia dal punto di vista dei committenti che per noi addetti ai lavori. Diciamo che noi come CAF-CISL non abbiamo mai smesso comunque di offrire il nostro servizio ai cittadini, ovviamente con modalità diverse, utilizzando modalità diverse. Ormai con questa emergenza in atto, ovviamente abbiamo seguito quelli che erano i decreti governativi e regionali, appunto della chiusura al pubblico, per salvaguardare appunto per salvaguardare l'incolumità di tutti praticamente. Noi continuiamo, diciamo, a offrire servizi come CAF, infatti è tuttora attivo un servizio di back office, cioè di compilazione online dell'ISE, che funziona in poche parole con l'invio dei documenti da parte degli interessati, degli utenti interessati alla compilazione dell'ISE tramite la nostra casella di posta elettronica, diciamo, generale del CAF. Che è trieste@cafcisl.it. Ma ci sono state delle proroghe per quanto riguarda l'ISEE? Proroghe soltanto, allora no, proroghe no, nel senso che l'ISEE si può fare quando si vuole sempre e la scadenza è sempre al 31 dicembre del 2020. Ok, quindi proroghe diciamo non ce ne sono. Ci sono le proroghe che invece sì, sono stati fatti oppure devono essere fatte dagli enti che chiedono l'invio dell'ISE, la presentazione dell'ISE. Infatti, ad esempio, mi viene in mente uno che ho letto pochi giorni fa del Comune di Trieste, per il procedimento dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, che sarebbe praticamente perché la consegna, ad esempio, dell'ISE è obbligatoria per la determinazione della graduatoria dell'abbattimento dell'introduzione ai nidi d'infanzia, ad esempio. Infatti il Comune di Trieste ha spostato la presentazione dell'ISE dal 30 aprile al 20 di maggio. E questo è importante, perché giustamente adesso sicuramente siamo chiusi il 3 aprile, no? Come sappiamo, però ormai è chiaro che sarà prorogato e quindi giustamente anche i cittadini devono essere messi in condizione di poter fare l'ISE, cosa che anche se appunto abbiamo questo servizio online di compilazione dell'ISE che continua, ovviamente la mole di lavoro è sempre tanta, e però il problema è che non siamo aperti al 100%, non siamo operativi come siamo abituati a essere operativi. Quindi si E rischiano quindi, rallentamenti. esatto, gestire tutte le richieste è impossibile, quindi molti genitori potrebbero rimanere fuori. E non per niente, in maniera intelligente, secondo il mio punto di vista, è stato prorogato il termine al 20 di maggio di presentazione per le graduatorie dell'abbattimento dei nidi d'infanzia. Infatti, anche la pubblicazione stessa delle graduatorie del comune è stata spostata dal 20 di aprile al 20 di maggio al 6 di giugno, ad esempio. Ecco, e quindi questa, diciamo, è una cosa importante che sicuramente, almeno spero, possa tranquillizzare quelli che sono i genitori interessati alla presentazione di questi benefici, di questi procedimenti per le prestazioni sociali agevolate. Poi Ecco. credo che ci siano anche state delle, anzi sono sicuro, senza credo, ci sono state delle proroghe anche per quanto riguarda l'ATER, quindi la presentazione degli stessi modelli anche per gli alloggi di edilizia. Diciamo che un po' tutti gli enti che si rivolgono al cittadino e che richiedono questo strumento si sono dovuti adeguare alla difficoltà e anche alla richiesta, che non può essere esaudita come in maniera ordinaria, bensì straordinaria, visto il momento, e quindi hanno allungato i termini, insomma. Ma era doveroso farlo, perché comunque il cittadino è proprio impossibilitato a recarsi nelle sedi
nelle sedi dei CAF. Ok, l'unico strumento sarebbe fare l'ISA online, ma siamo sempre al solito discorso: non tutte le persone sono in possesso del PIN per poter accedere al servizio, e poi sappiamo che il PIN comunque che si deve utilizzare ha bisogno di tempo, perché una parte viene data subito, una parte arriva dopo. Quindi una persona che ha urgenza, anche se utilizzasse la via telematica, la via dell'ISA online, sicuramente ci sono tutte delle burocrazie da seguire, e molte volte, e poi non contando anche il fatto che giustamente non tutti sanno anche fare l'ISE, no? Perché possono anche avere la procedura semplice, il più semplice possibile, ma giustamente bisogna avere anche quel, tra virgolette, minimo di conoscenza per poter presentare la propria ISE, che comunque ricordiamo è un'autodichiarazione, quindi è una cosa abbastanza importante quando si autodichiara un qualcosa, e sicuramente non è facile, ecco, non è facile Non è facile per combinare. tutti. Volevo domandare se è possibile capire più o meno in quanti riescono a, perché ne hanno la possibilità, la capacità a utilizzare l'ISE online, cioè in che percentuale voi riscontrate che c'è questa usanza nell'ISE online? È possibile arrivare a capire? Allora noi Sì, io ovviamente di quelle che l'unica sono le richieste che arrivano. allora ma secondo me ancora secondo me ancora è poco sfruttata Poco, ok. questa cosa, molto poco sfruttata. Non per niente, ad esempio, se posso dire, se si vedessero i numeri che abbiamo fatto prima dell'emergenza coronavirus, perché l'ISE era molto legato a chi erano i percettori dell'RDC che dovevano presentarli entro il 31 di dicembre l'ISE, il 31 di gennaio, scusatemi, l'ISE, abbiamo fatto dei numeri che erano almeno il 30-40% nello stesso periodo dell'anno precedente. Quindi le persone che si rivolgono ancora al nostro CAF, sono Sono ancora pochissime. in larga maggioranza rispetto a quelle che lo fanno online. Ecco, parliamo proprio del reddito di cittadinanza, perché una delle domande principali che ci è stata anche fatta a noi è: ma adesso che c'è tutta questa situazione di emergenza, blocco, sospensioni, proroghe, eccetera, io che percepisco il reddito di cittadinanza e che chiaramente non avrò modo di fare colloqui perché sappiamo perché, lo percepirò ancora? Allora, il reddito di cittadinanza per chi è percettore ha una durata. Allora, chi è percettore, quindi nel senso che ha fatto la domanda, è stata elaborata ed è stata accettata, quindi è percettore attuale, ha comunque una durata di 18 mesi. Quindi significa che se una persona che è beneficiario, ad esempio, da giugno 2019 del reddito di cittadinanza, il suo sostegno del reddito di cittadinanza durerà fino a dicembre di quest'anno. Quindi non c'è bisogno di preoccuparsi. Chi si dovrebbe preoccupare è chi, ad esempio, arriverà alla scadenza di 18 mesi, cosa che è possibile, diciamo, solo da settembre, perché ricordiamo che il reddito di cittadinanza è partito da marzo 2019. Quindi, se la durata è 18 mesi, diciamo, i primi rinnovi, tra virgolette, del reddito di cittadinanza dovranno partire da settembre. Quindi, diciamo che siamo in un periodo abbastanza, tra virgolette, fortunato. Fatemi Sì, la passare il scadenza non è termine. così vicina, Ok. ecco, diciamo. Ecco, esatto. Quindi il vero problema qual è del reddito di cittadinanza? È per chi ovviamente deve presentare una nuova domanda, perché ovviamente ricordiamo che si può rivolgere comunque alle Poste Italiane, ovviamente si può rivolgere anche da noi, soltanto che lavorando in back office c'è sempre un problema di deleghe da firmare, perché non ci dobbiamo dimenticare una cosa, nessuno, neanche gli utenti che molte volte ci chiedono di farlo, che ovviamente queste prestazioni sono autodichiarazioni. È normale che fare in back office le autodichiarazioni, e anche per una questione di privacy, dovrebbero firmare un sacco di documenti. Quindi sicuramente chi ha urgenza forse conviene andare alle poste Ok. attualmente. È normale che nel caso possiamo anche noi aiutarlo, però ovviamente deve darci il tempo di poter elaborare la pratica e deve essere anche collaborativo nell'inviarci documenti firmati per questioni di, appunto, legate ai privacy e di deleghe da firmare dell'autocertificazione dell'RDC. Ma chi dovesse fare la domanda adesso a cosa va incontro? Ha una situazione ingolfata oppure tutto sommato lineare?
No, no, allora l'RDC comunque va avanti come tutti i servizi che ovviamente sono erogati dall'INPS. Sicuramente l'INPS, ad esempio, è da lunedì che il sito dell'INPS, ad esempio, non funziona. O Vero. meglio, ci sono dei gravi problemi di collegamento. Questo perché è dovuto, ad esempio, alle domande di congedo parentale che giustamente tutti i cittadini italiani, o quasi tutti, o meglio, chi ha la possibilità di poter accedere, sta facendo le domande tramite il sito dell'INPS e giustamente il sito dell'INPS è praticamente bloccato, o ci sono piccole finestre di apertura. È normale che siamo in una situazione di emergenza e quindi è più normale che il sito dell'INPS sia, diciamo, bloccato. Però non significa questo che chi fa domanda di RDC non abbia praticamente poi riscontro tramite l'SMS da parte dell'INPS, anzi ce l'avrà sicuramente. D'altronde è un periodo di emergenza. E volevo domandare, so che è una domanda un po' difficile, ma tutto ciò che riguarda invece la ricerca del lavoro, al netto della situazione attuale, mettiamo che, come ha fatto l'esempio lei poco fa, qualcuno va in scadenza a settembre. Fino a settembre ha percepito, ma non ha potuto fare colloqui, accettare eventualmente proposte, cioè non ha avuto proposte, quindi non le ha potute né accettare né rifiutare. E questo come si dovrà regolare dopo? Nel senso, lui arriva a scadenza a settembre, poi rifarà la domanda e si aspetteranno tempi migliori per arrivare alle proposte di lavoro. Cioè, fondamentalmente sarà così. Sì, perché attualmente da quello che conosciamo vengono utilizzati i percettori di RDC, ad esempio dal comune, no? Dal comune per qualche progetto comunale, ecco, quelli là credo che vadano avanti. Ovviamente sì, come diceva lei, nel senso che alla scadenza dei 18 mesi il beneficiario del reddito di cittadinanza dovrà attendere un mese per rifare la domanda. Passato questo mese potrà rifare la domanda, che avrà ulteriore validità sempre che ne abbia diritto per altri 18 mesi. Quindi ecco, se questo può servire a tranquillizzare, nel senso che è una procedura, è un trattamento assistenziale l'RDC che comunque va avanti nonostante l'emergenza. Ovviamente va avanti seguendo le regole che già conoscevamo prima dell'emergenza coronavirus. Ecco, quindi durata 18 mesi, un mese di stop, si rifà la domanda, stessa procedura, ovviamente in possesso dell'attestazione ISE di tutti i requisiti del reddito di cittadinanza e durerà altri 18 mesi, in cui si spera ovviamente che parta ovviamente tutto il progetto dei navigator, Certo, eccetera, eccetera. Ecco. vale anche per le pensioni di cittadinanza, uguale discorso, Sì, stessa parallelo. cosa. Ok. Quali sono le principali richieste che vengono fatte al vostro ufficio? Sì, allora attualmente appunto come dicevo lavoriamo tramite in back office, cioè facciamo la compilazione online di ISE urgenti. Per ora le prestazioni che lavoriamo sono appunto l'attestazione, il modello ISE, e la richiesta di bonus energia elettrica, gas e acqua che sarebbe lo SGATE e anche ovviamente l'RDC se appunto, ripeto, riusciamo a condividere diciamo il fatto della firma delle deleghe, della privacy e dell'autodichiarazione. Per ora noi stiamo praticamente lavorando sul fronte soltanto esclusivamente online. Infatti, oltre a questo, comunque la CISL o il CAF CISL è anche aperto. E risponde anche al telefono, rispondiamo anche al telefono esattamente per 4 ore al giorno. E gli orari sono dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, chiamando lo 040 67 91 300. Risponderà l'operatrice, una mia collega, che appunto darà le informazioni sia per quanto riguarda CAF e anche ovviamente anche di patronato o comunque di tutti i servizi inerenti al CAF. Perché noi ovviamente oltre quello che ho detto dal punto di vista fiscale vanno avanti anche i servizi di colf e badanti, giustamente perché ci sono le buste paga ovviamente, le Certo. buste paga delle varie colf e badanti, e va anche avanti il servizio di successione ovviamente, sempre tramite mail, tramite online. Ecco. Purtroppo il servizio al pubblico, ripeto, per questioni che ormai sono note, non si può fare, e merita, è stata anche una scelta della CISL appunto di salvaguardare
salvaguardare la salute un po' di tutti, essendo noi alla fine, essendo noi un centro che dà servizi, ovviamente il passaggio di persone era Elevato. tantissimo, elevato, quindi avremmo messo sicuramente a rischio, tenendo aperto la struttura, non solo la salute, okay, dei lavoratori, ma anche dei cittadini, Certo. che noi da decreto potevamo anche scegliere di rimanere aperti, però è stata fatta una scelta ovviamente, diciamo, logica, ecco, di buon senso. Ok, quindi per riassumere, voi lavorate chiaramente senza più contatto col pubblico, in maniera telematica, rispondete al telefono alla vostra sede, portate avanti l'ISEE, che è la dichiarazione che in tanti hanno bisogno di compilare per accedere ai servizi, che siano comunali, che siano di altra natura e di altri enti. La compilazione dell'ISEE va avanti, però chiaramente, fra virgolette, ostacolata dal fatto che non vi è possibile a ricevere un appuntamento, e questo è, diciamo, una parte anche grossa del vostro lavoro. Il reddito di cittadinanza va avanti, seppur anche con gli intoppi dovuti dall'INPS in causa il fatto che si è ingolfato il sito, che lì vengono caricate le casse integrazioni, i congedi, come diceva lei poco fa. Adesso ci sono i bonus dei 600 euro, quindi c'è anche il click day che parte oggi, quindi un ulteriore aggravio al tutto. Dunque, le domande di reddito di cittadinanza è possibile ancora farle, è chiaro che però ci sono dei rallentamenti. Io ho un po' riassunto il nostro dialogo, se c'è qualcosa da integrare come ultima battuta, prego, non ci sono problemi. No, è stato molto chiaro, proprio così. Io solo una cosa volevo anche dire, perché questo il 1º aprile o comunque fine marzo, inizio aprile, volevo ricordare, ovviamente era il classico periodo di inizio di campagna fiscale nostra per la presentazione della dichiarazione dei redditi del modello 730. Ovviamente, legate alle problematiche attuali, non essendo aperti al pubblico, è ovvio che stiamo provvedendo a spostare tutti gli appuntamenti già presi con i nostri iscritti e non iscritti, la compilazione del modello 730. Infatti, volevo anche comunicare che a breve saranno anche chiamati appunto per lo spostamento del proprio appuntamento già preso, o anche chi voglia prendere l'appuntamento del 730, chi volesse, scusa, prendere l'appuntamento del 730 può chiamare comunque sempre il centralino. E comunque sarà anche proposto ai nostri vari utenti alla compilazione anche del 730 online a breve. Certo. Quindi noi praticamente apriremo un servizio sulla falsariga della compilazione del modello ISE, di compilazione del 730 da parte dei nostri utenti. Con le stesse modalità, cioè l'invio dei documenti del 730, ci sarà anche ovviamente ci sarà tipo un'intervista, quindi comunque noi saremo in contatto con l'utente chiamandolo, e compileremo nel limite del possibile i 730, rispettando ovviamente tutte le norme che ci sono appunto nella compilazione del 730. Quindi questo sarà un ulteriore servizio che molto probabilmente partirà, se non dalla prossima settimana, al più dalla seconda, ma sicuramente partirà veramente a breve. E questo appunto per dire che noi del CAF CISL comunque ci siamo, continuiamo comunque a essere vicino ai nostri iscritti, ai nostri anche non iscritti, comunque ai nostri utenti che si sono sempre avvalsi del nostro servizio. E quindi ovviamente questo qua è un periodo che sicuramente passerà, e poi si spera al più presto, tutti noi speriamo al più presto, per poi appunto ricominciare pian piano nella piena operatività, fino a, tra parentesi, al 30 di settembre. Quindi io approfitto anche per ricordare che la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi 730, che era prima stata fissata al 23 di luglio, è stata prorogata al 30 di settembre. Quindi tutti gli utenti, diciamo, non si devono spaventare, perché hanno comunque più tempo per la presentazione di dichiarazione dei redditi, quindi nessuno rimarrà fuori. E anche noi ci siamo già predisponendo per aperture straordinarie, sia il sabato tutto il giorno, ma anche di orari di apertura continuati, per far fronte appunto anche alle richieste che ci saranno inevitabilmente, più elevate, nel mese di maggio. Le faccio un'ultima domanda perché ci è arrivata dai telespettatori. La Sì. variazione RDC.com,
quella per chi Sì. ha trovato già lavoro, deve fare domande di variazione, viene detto che si può fare solo al CAF, altrimenti si corrono anche rischi penali. Come la lavorate con questo modello? Sì, allora, soprattutto per quanto riguarda la presentazione dell'RD COM esteso o ridotto in base alle richieste dell'utenza, lo possiamo gestire sempre tramite online. Quindi basta mandare allora, una richiesta su trieste@cafcislfvg.it. Ovviamente che cosa ci servirà? Se ha fatto da noi la richiesta di reddito di cittadinanza, non servirà il protocollo del reddito di cittadinanza dell'INPS, altrimenti servirà il protocollo del reddito di cittadinanza dell'INPS, ovviamente un documento di identità in corso di validità e ovviamente anche scrivere quanto è il reddito lordo presunto nell'anno 2020 per appunto comunicare all'INPS la variazione lavorativa che si è avuta presentando appunto l'RDC esteso. Permane il termine di 30 giorni? Ok, 30 giorni. 30 perfetto. giorni dall'inizio dell'attività. Benissimo, io ringrazio tanto Gianluca Maresca, responsabile del Grazie CAF della CISL, per essere stato con noi e averci dato questi importanti dettagli. Grazie, buon lavoro. arrivederci anche a lei. Grazie, grazie ancora. Allora, noi proseguiamo in questi ultimi 5 minuti prima dell'interruzione dovuta alla programmazione che vi offrirà una serie di diversi contributi, tra cui la ginnastica dolce, la zumba, il tai chi, la TV poi dei piccoli alle 11, la ricetta di Chef Franco, e poi noi riprenderemo con la nostra edizione straordinaria. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, prego. buongiorno, sono Tiziana. Sì. Io volevo dire a proposito delle mascherine. L'altro giorno ero in supermercato, l'abita San Giacomo, arrivato dentro, arrivo alla cassa, la signora mi mette il mio cibo sul rullo, la commessa mi fa, ma mi fate verificare in 1 metro di distanza. Davanti a lei c'era un ragazzo senza mascherina, senza guanti. In pratica lui ha fatto il giro del supermercato, ha fatto la sua bella spesa, le torno a dire senza mascherina, senza guanti, e mi dice, e io me la scusi che dico, io devo rimanere 1 metro di distanza con tutto ciò che avevo, le mascherine e i guanti, e lui davanti a lei era a pochi passi e mi fa, ma è così, ognuno fa come ci vuole. Ah sì, le torno a dire che senza mascherina, senza guanti. A un certo punto il signore mi ha guardato, si è messo a ridere e se n'è andato via. Non è giusto questo. Certo che non è giusto assolutamente, quanto dice lei è corretto e le norme devono valere per tutti e deve essere buon senso da parte di tutti a guidare anche l'uscita da casa e diciamo, l'arrivare in posti affollati e comportarsi in maniera corretta. A me dispiace che lei è capitato questo episodio, è giusto chiaramente segnalarlo in modo tale che tutti Ma non le hanno sappiano detto del niente. comportamento e l'invito è sicuramente a chi poi deve prendere dei provvedimenti anche interni, quello che può essere un supermercato, quello della farmacia, di far rispettare chiaramente a tutti le stesse norme, chiaro? Perché dentro nel supermercato c'erano quelli che lavorano, che mettevano fuori i Sì, prodotti, come no, giravano, e non gli certo. hanno detto niente a questo signore. Signora, io mi trovo diciamo, in difficoltà nel darle una risposta, se non cogliere il suo sfogo, che è più che giusto, e questo è chiaramente un episodio spiacevole. Noi riteniamo che sarà necessario andare a redarguire eventualmente chi non fa rispettare le regole interne al proprio esercizio, perché dopo lo sforzo di tanti viene vanificato con la negligenza di alcuni. Signora, la saluto, così forse riesco a passare un'altra Arrivederci, telefonata. grazie. Grazie. Grazie, buongiorno. Intanto, mentre se c'è un'altra telefonata la andiamo a sentire, vediamo le mail che sono veramente tantissime. Volevo chiedere, domani il funerale di mio caro amico non è morto a causa del virus. Posso andare ugualmente in cimitero? Ci scrive no, io mi dispiaccio di questa risposta, ma non può andare in cimitero per questi funerali. Andiamo velocemente, ho sentito dei furti delle mascherine, ma non dicevano che le dovevano solamente agli over 75, pertanto può essere che in un condominio non ci siano over 75 e non siano state rubate. No, vengono date a tutti, non solo agli over 75, quindi chi non se le trovate, però ha saputo della distribuzione, se l'è vista sottratta da qualche altro delinquente. Una telefonata, poi ci fermiamo, buongiorno. Pronto, buongiorno, salve. Prego.
Volevo parlare per conto della signora che aveva parlato del branco di responsabili, no? Sì. Che escono senza mascherine. Sì, sì, sì. Ecco, bisognerebbe che le forze dell'ordine fermassero questi personaggi, insomma, che girano, perché certo. Ne va della vita degli altri. Certo, certo, certo. Ecco, se riuscite magari a far conto, ecco, alle forze dell'ordine, insomma, diano un occhio in più, insomma. Senz'altro, senz'altro. Grazie mille. Grazie, grazie. Guardi, è sicuramente una segnalazione o un qualcosa che noi continuamente inoltriamo alle forze dell'ordine o a chi poi ha la possibilità di dialogare con loro, come i vertici comunali o gli amministratori locali. Quella della richiesta tangibile da parte del nostro pubblico, dei nostri telespettatori, di una richiesta di maggiori controlli non soltanto per le strade in auto e marciapiedi, ma anche all'interno degli esercizi, qualora fosse possibile entrare, chiaramente previa l'autorizzazione del titolare, per verificare che anche all'interno degli stessi siano rispettate tutte le norme. È un aspetto che noi più volte abbiamo riscontrato, che sicuramente fa parte di quella pacchetto di comportamenti di buon senso e che vedono le persone costrette a doversi adeguare e vedono invece in tanti altri lo sforzo fondamentalmente nullo, anzi un danno possibile. Vi lascio ora con la nostra programmazione, noi ci ritroviamo attorno alle 11:40 per la diretta.